Oggi siamo circa a metà della settimana che è la nostra piccola fiera, appunto, e quindi parte centrale oggi Casa Clima, la nostra partnership con Bolzano. Qui abbiamo Ulrich Klammsteiner e Gabriele Lottici che ci introdurranno, insomma, a questo pomeriggio di approfondimento. Poi abbiamo un momento del premio che in realtà è un momento storico, perché questa targa che viene qui conservata effettivamente ha delle caratteristiche particolari di cui dopo ci parlerà, appunto, Ulrich. Io vi do il benvenuto, direi di partire subito, siamo in tanti, quindi direi passo subito la parola a Gabriele Lottici per un saluto. Grazie, benvenuti anche da parte del Network Casa Clima, che ha collaborato con l'Agenzia per l'Energia di Modena per organizzare questo evento. A questo evento partecipano come relatori dei soci del network, che ringrazio veramente di cuore perché vengono da varie parti della regione, e come tutti i soci del network fanno sostanzialmente volontariato, nel senso che il network è un'associazione culturale, per cui senza scopo di lucro, che ha lo scopo di diffondere i temi della sostenibilità energetica e ambientale, diciamo, per la società, nella società. E gli interventi che verranno presentati oggi sono tutti legati alle riqualificazioni edilizie, ne abbiamo tanti in programma, per cui io cercherei di stringere i tempi e darei la parola immediatamente al dottor Ulrich Klammsteiner, che è il vice direttore dell'Agenzia Casa Clima, nonché nostro guru da anni. Prego, Ulrich. Buongiorno a tutti, innanzitutto vorrei dare una possibilità di premiare un nuovo edificio nella serie ancora molto molto ristretta degli edifici Casa Clima Oro Nature. Vorrei solo ricordare che il primo edificio certificato in quella classe è stato effettivamente un edificio della regione Emilia-Romagna, di cui anche c'è un consulente Casa Clima che ancora se la sogna di notte quel progetto. Sia nel bene anche, diciamo, nel male, anche bisogna anche essere molto sinceri. Noi come agenzia abbiamo soprattutto due partner, due strategie molto importanti nel territorio nazionale. Il primo è di trovare delle persone come un network, che sono dei consulenti Casa Clima, che cercano, e che in una situazione attuale non è così facile puntare sulla qualità, anche questo, diciamo, bisogna anche dire in modo molto chiaro. Però, diciamo, quello che possiamo vedere noi, che adesso man mano le richieste, ma sia anche sugli edifici nuovi ma anche sul risanamento, dove noi adesso proponeremo questo protocollo nuovo, aumentano, diciamo, soprattutto non adesso le richieste di certificazione, ma le richieste in generale, per cui serve sicuramente in ambito locale del territorio il know-how tecnico, che, diciamo, questo avviene attraverso dei progettisti. D'altra parte, la seconda strategia non da un bottom up, cioè da parte dei consulenti, ma da parte anche di un'agenzia centrale locale, che poi può veramente dare il supporto vero, diciamo, al fine della certificazione, ma anche al fine della formazione e della comunicazione. Solo attraverso una rete, e questa anche è una scelta, come c'è anche oggi un rappresentante dell'APE, dell'Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia, Fabio Dandri, solo attraverso una rete si riesce a risolvere un sistema che attualmente sappiamo tutti bene come funziona, che, insomma, è molto locale, è ancora molto artigianale, è ancora molto fai da te ed è ancora molto, diciamo, sì, che la conoscenza tecnica non è ancora distribuita in modo uniforme, no, per dirlo così, in generale. Per cui innanzitutto vorrei premiare in una località anche dove, diciamo, è molto difficile fare della qualità, perché si tratta di un'isola, perché è il primo edificio, diciamo, certificato Casa Clima Nature Oro nella regione della Sardegna, qui lì, insomma, la difficoltà che, diciamo, è un sistema isolato, si fa fatica, diciamo, sia nella progettazione sia nella realizzazione. Faccio solo un esempio, anche per noi è stato difficoltoso fare gli audit di cantiere
perché è lontano, i test di Bordeaux, sono tutte queste, sono tutte cose che alla fine sembrano facili, però sono molto difficili, per cui vorrei innanzitutto ringraziare l'ingegnere De Montis, il richiedente era la ICNOS 12, per un edificio molto innovativo anche, poi sicuramente lo vedrete in una rivista, nella rivista nostra. Buon lavoro, eh? Grazie. Arrivederci.